Eccoci nell'ennesimo corner della redazione del Messaggero Veneto per parlare di Udinese, per parlare di calcio e per parlare un po' di soldi. Appena finito il calciomercato di riparazione, la famosa finestra di gennaio, e l'Udinese ha incamerato ben tre giocatori dal Watford: Okaka, Zegela e Wilmot, l'ultimo così tassello messo nella rosa affidata a Davide Nicola. E c'è un po' di malcontento, ma malcontento legato, diciamo così, a quelli che possono essere le dinamiche tra Udinese e Watford. Parliamoci chiaro, adesso l'Udinese, bilancia alla mano, è il satellite del Watford. Lo dicono i bilanci, lo dicono i diritti televisivi, che in Inghilterra per la Premier League sono veramente pesanti, distribuiscono una miriade, milioni di sterline. Alcuni dati, per esempio, del 2017-2018, lo scorso, riguardante lo scorso torneo della massima competizione inglese, il Watford ha avuto la bellezza di 106.254.000 e spiccioli, non euro, sterline, che in euro sono circa 222 milioni. Beh, dovete calcolare che l'Udinese per i diritti TV ha ricavato la scorsa stagione circa spanne 35 milioni di euro. Il prossimo anno si avvia a incamerarne circa 44. Capite che insomma si va a spanne su un terzo, insomma, del bilancio del Watford, che con questi soldi può ingaggiare giocatori ben più famosi o anche così, diciamo così, performanti, e l'Udinese deve prendere i giocatori che il Watford non utilizza.